La Regione è pronta ad intervenire in soccorso delle maggiori amministrazioni comunali che hanno difficoltà a sostenere il trasporto pubblico urbano. 1.700.000 euro di risorse in più rispetto allo scorso anno destinato al Molise nell'ambito del Fondo Sanitario, a deciderlo la Conferenza delle Regioni. Importante sequestro di sostanze stupefacenti da parte della finanza. Nelle vicinanze delle isole Tremiti sono stati rinvenuti 50 kg di marijuana. In molti paesi da domani pomeriggio fino a domenica saranno riproposti i cortei dei carri allegorici, manifestazioni di svago e aggregazione. Un cordiale saluto dalla redazione. Ridefinire la riduzione delle risorse trasferite ai comuni per il trasporto pubblico nell'ottica della sua sostenibilità è l'impegno assunto oggi dai vertici della Giunta regionale durante l'incontro con i sindaci di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino. Al centro del confronto le difficoltà riscontrate dalle amministrazioni locali per il mantenimento del trasporto su gomma a causa del taglio del 30% al settore. Particolare attenzione è stata rivolta all'avvertenza SEAC per gli 8 licenziamenti annunciati. La Giunta regionale è pronta a valutare per il 2017 un ulteriore sforzo per ridefinire l'entità della riduzione dei trasferimenti nazionali, così da accompagnare i comuni nel percorso necessario per erogare un servizio efficiente ai viaggiatori. Per l'azienda Vicola Gam di Boiano si è mosso anche l'onorevole Danilo Leva, che dopo il senatore Ruta ha presentato una interrogazione in commissione lavoro affinché si definisca un impegno congiunto in Parlamento per chiedere risorse straordinarie al governo in favore delle politiche attive del lavoro a tutela dei 280 dipendenti e per il rilancio della filiera avicola. Siamo alla cronaca, ancora un sequestro di droga, ad intervenire questa volta la Guardia di Finanza della stazione navale di Termoli. Mezzo quintale di marijuana è quanto sequestrato dalle fiamme gialle della stazione navale di Termoli nell'ambito di un servizio a largo delle Tremiti. In particolare, in prossimità della costa dell'isola di Pianosa, gli uomini della Guardia di Finanza hanno individuato diversi colli, tutti contenenti lo stupefacente che una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato ai sodalizi criminali circa 500.000 euro. L'operazione segue ad una serie incessante di sequestri operati via mare dagli agenti, ennesima riprova che le direttrici dei traffici illeciti che tradizionalmente riguardavano quasi esclusivamente il basso Adriatico, oggi interessano anche l'area centrale, comprese le coste molisane. Condizione che ha indotto in via preventiva il reparto operativo aeronavale a potenziare il dispositivo di contrasto di tali traffici, costante la vigilanza in mare e a terra, con l'ausilio inoltre di mezzi aerei. L'obiettivo resta quello di stroncare i traffici illeciti perpetrati dai sodalizi nazionali e sovranazionali. Due giovani sono stati fermati dagli uomini dell'Arma dei Carabinieri di Isernia, denunciati per detenzioni ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposti a sequestro circa 100 grammi di hashish e amnesia, quest'ultima droga molto forte sulla quale viene spruzzato qualsiasi tipo di solvente, metadone compreso. Una coppia di giovani agnonesi è stata arrestata a Monte Silvano alle porte di Pescara con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. I due molisani gestivano un centro massaggi orientali dove in realtà era una casa a luci rosse con sesso a pagamento fino a 150 euro a prestazione. All'interno del centro, nella località abruzzese, si alternavano 5 prostitute, tutte di nazionalità italiana. Ancora cronaca, in contrada Solagne di San Giacomo degli Schiavoni, le forze dell'ordine hanno scoperto e sequestrato un canile abusivo, realizzato senza autorizzazioni e privo dei requisiti igienici. Al suo interno sono stati trovati 20 cani da caccia, adesso trasferiti in altra struttura. Due le persone denunciate per le violazioni del regolamento di polizia veterinaria e alla legge sull'anagrafe canina.
Il nuovo riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno in corso ha premiato il Molise concedendogli un incremento di 1.700.000 euro rispetto alle risorse dello scorso anno. La conferenza delle regioni convocata a Roma ha discusso sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2017 e ha deciso di concedere al Molise un incremento pari a 1,7 milioni di euro rispetto alle risorse assegnate lo scorso anno, il 2016. Il presidente Frattura è sicuramente soddisfatto perché in una nota afferma che questo è un risultato importante, condiviso con le altre regioni che da anni vengono penalizzate dai criteri standard utilizzati nella suddivisione del fondo sanitario, a cominciare da quello relativo alla popolazione residente, assai restrittivo per realtà che come il Molise soffrono una progressiva flessione del numero di abitanti. La sua soddisfazione giunge puntuale anche per la convinzione di aver evitato il rischio di veder riconosciuta al Molise un'assegnazione inferiore a quella dello scorso anno, che ammontava a circa 5,9 milioni di euro, il tutto anche a fronte di un incremento generale dello stesso fondo. Le ragioni, afferma Frattura, che per primi abbiamo rappresentato, ci hanno consentito, nonostante le previsioni di un quadro negativo, di colmare non solo il differenziale rispetto all'anno scorso, ma addirittura di portare a casa un ulteriore incremento. A tutto ciò, intanto, si aggiunge la conferma del contributo di solidarietà manifestato da tutte le regioni, pari a 18 milioni di euro per questo 2017. Intanto il presidente Frattura ha incontrato a Roma il rettore dell'Università La Sapienza, il professor Eugenio Gaudio, con il quale si è convenuto di consolidare e rafforzare l'impegno reciproco a programmare e attuare alcuni corsi di laurea per le professioni sanitarie, riferendosi il tutto alla sede di Isernia, dove continuerà ad essere attivo il corso di laurea per le professioni infermieristiche e dove saranno valutate le altre eventuali offerte formative legate alle esigenze del territorio molisano. Il Partito di Sinistra Italiana fa alcuni conti che riguardano la sanità molisana e che sottolineano alcune criticità nel bilancio di previsione della regione. La spesa sanitaria per il 2017 è di 719 milioni di euro, mentre il riparto del Fondo Nazionale è di 574 milioni, il quale con i 18 milioni di solidarietà arriva a 592. La differenza di 127 milioni, sottolinea Sinistra Italiana, difficilmente potrà essere coperta dalle entrate dell'ASREM e delle tasse regionali. Decima giornata nazionale del Braille, questo pomeriggio la presentazione dell'evento regionale a Campobasso, gli sforzi messi in campo dall'Unione Nazionale Ciechi e Ipovedenti contrastano in ambito locale con le scarsissime somme economiche messe a disposizione dalla politica. Professore, siamo arrivati alla decima edizione di questa giornata nazionale. Cosa significa per lei, cosa significa per il vostro movimento e per il Molise? Intanto significa moltissimo per l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Onlus, che ha voluto moltissimo questa fatidica legge, la 126 dell'agosto 2007, che ha istituito la giornata nazionale dedicata a questa figura straordinaria, Louis Braille, inventore del codice. Perché? Perché per noi continuare a dare visibilità a una figura così importante significa dare sostegno alle attività associative, significa valorizzare gli sforzi che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ogni giorno compie sul territorio e che ogni giorno non solo compie e realizza sul territorio, ma organizza, progetta, pianifica a livello nazionale assieme alle istituzioni più alte dello Stato, il Governo e il Parlamento, che in qualche modo debbono poi sostenere economicamente e a livello legislativo le stesse attività dell'Unione.
Professore, invece, dalle istituzioni molisane, dalla politica molisana, cosa avete ottenuto finora? Purtroppo finora dalla politica molisana, al di là della disponibilità di alcune figure appunto della politica molisana, il dottor Facciolla, il dottor Cutugno, non abbiamo ottenuto un granché, cioè c'è una buona predisposizione da parte delle persone a sostenere l'Unione Italiana dei Ciechi, ma al momento da un punto di vista finanziario, che per noi ovviamente è indispensabile, non abbiamo assolutamente alcun segnale positivo, il che significa non riuscire a far decollare alcune progettualità estremamente importanti per il territorio, che si rivolgono soprattutto a ragazzini in età scolare e che hanno bisogno di un sostegno post-scolastico oltre che scolastico, e significa non riuscire a dare servizi, interventi efficaci per ragazzini, persone adulte in situazione oltre che di cecità, di handicap aggiuntivi. Oggi a Roma, nel corso dell'Assemblea della Federazione Nazionale delle Organizzazioni dei Produttori della Pesca, sono stati eletti vicepresidenti Marco Spinadin del Veneto e Basso Cannarsa di Termoli, quest'ultimo come riconoscimento del lavoro che la San Basso sta portando avanti sia a livello locale che nazionale. La Sagra del Pesce, il Gusto del Pesce Nostrum, l'impegno nella prima rete di imprese della pesca riconosciuta in Italia, le iniziative di solidarietà con la Misericordia di Termoli sono gli esempi di come un gruppo affiatato di armatori possa realizzare in Molise progetti spinti dalla passione per la pesca, ha tenuto ad evidenziare Basso Cannarsa. Cambiamo ancora argomento. In una intervista al senatore Giuseppe Astore, tratta dalla nostra trasmissione Focus in replica domani sulla nostra rete, il suo pensiero sulla situazione attuale della politica e dei problemi del lavoro. Ascoltiamolo. Il senatore Giuseppe Astore è stato ospite della nostra trasmissione settimanale Focus, in onda in replica oggi e domani su TLT Molise. Nel corso di una lunga intervista ha espresso il suo pensiero in merito al difficile problema della sanità, di cui è stato attivo assessore regionale negli anni 90, al lavoro, alla scuola, alle riforme elettorali e ai percorsi del doposisma in Molise, essendo egli stesso nato e residente a San Giuliano di Puglia. Io dico al popolo molisano di aver fiducia, di non, perché quello che sto notando è l'indifferenza totale che ha attraverso il popolo molisano. Non c'è più il senso di ribellarsi, non c'è più il senso di strillare, non c'è più il senso di proporre. Io credo che dobbiamo recuperare la capacità di indicazione da parte della gente, e questa è l'occasione. L'occasione anche della formazione di nuovi soggetti politici, la formazione del dibattito all'interno del PD, che mi vede dalla parte di Bersani, al sottoscritto pur essendo, per riformare un nuovo Ulivo, crede che sia l'occasione per poter riprendere un discorso e sia l'occasione per poter spingere i nostri politici a programmi seri e soprattutto alla salvezza dell'identità di questa regione e soprattutto all'aumento della occupazione, perché abbiamo bisogno di creare una regione, un sogno, diceva un politico molisano che voglio anche nominare perché ha la mia stima tuttora veneziale: le nostre povertà di ieri, sono chiaro, possono diventare le nostre ricchezze. Questa è la sfida che insieme dobbiamo portare avanti. Il giudice di pace di Campobasso ha riconosciuto il rendimento dei buoni postali fruttiferi ordinali trentennali secondo la tabella pubblicata sul retro dei buoni, anziché in base al decreto ministeriale 1986, condannando Poste Italiane al pagamento della differenza tra quanto spettante e quanto invece liquidato alla scadenza del trentesimo anno.
Mi illumino di meno, diverse le adesioni all'iniziativa promossa dal programma radiofonico Caterpillar in occasione della giornata mondiale del risparmio energetico. Sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente, della sostenibilità e risparmio energetico, spegnere le luci quando non servono, sbrinare spesso il frigorifero, mettere il coperchio sulle pentole quando l'acqua bolle o anche abbassare la temperatura dei termosifoni e utilizzare l'auto e l'ascensore il meno possibile e spostarsi a piedi. Semplici gesti quotidiani in grado di contribuire ad abbattere le emissioni di gas nocivi all'atmosfera. Torna l'iniziativa nazionale Mi illumino di meno, giunta alla 13ª edizione. La proposta di quest'anno in Molise vede protagoniste le amministrazioni comunali di Campobasso, Isernia, Termoli e Montenero di Bisaccia, e alla quale ha aderito la Croce Rossa Italiana. In occasione della giornata mondiale sul risparmio di corrente e sugli stili di vita sostenibili, nei centri più importanti della regione è previsto lo spegnimento dei palazzi municipali e dei monumenti più significativi, come il Castello Svevo a Termoli, dalle ore 18 alle 19.30, oltre che attività informativa e divulgativa nelle piazze, volte a far conoscere le problematiche legate all'inquinamento da fonti luminose. Il Rotary Club di Termoli incontrerà domattina gli studenti del liceo classico Perrotta per discutere di etica, legalità e immigrazione. Il convegno avrà luogo nell'aula magna dell'istituto in via Asia. L'obiettivo della manifestazione è quello di sensibilizzare le giovani generazioni su argomenti cardine per l'evoluzione della società moderna. Compositore, pianista, direttore d'orchestra, Lino Tabasso è stato un artista poliedrico. La città di Campobasso gli ha dedicato un centro studi sulla canzone popolare molisana. Il ricordo del figlio, Giuseppe Tabasso. Peppino Tabasso, un ricordo del papà. Che cosa ha rappresentato nel panorama musicale molisano? Beh, lui è stato un punto di riferimento della cultura musicale molisana e campobassana in particolare. Quando lui arrivò a Campobasso nel 1924, Campobasso era una tabula rasa, non esisteva possibilità di imparare musica, di cantare, e quindi lui, grazie anche al suo eclettismo, per cui ha fatto musica leggera, musica classica, musica popolare, musica polifonica, e grazie a questo eclettismo lui è riuscito a dare a Campobasso una cultura musicale e l'istituzione di questo centro di ricerche sulla tradizione popolare intitolata a mio padre ne è una testimonianza. Io ne sono onorato, ne sono un indiretto benefattore di questo lascito immateriale, e so che le sue canzoni ancora stanno sulla bocca di tutti i molisani, i campobassani, e devo dire anche ai molisani che sono all'estero. Spesso ho avuto richieste di musiche, di motivi. Persino lui ha scritto una volta anche un inno di Topo Gigio. Mi arrivano ancora delle richieste di questo tipo. Lui ha scritto di tutto, ha scritto anche una canzone su versi di Fred Buongusto, per dirle, quindi potrei parlare delle ore, ma so che i tempi televisivi non lo permettono, quindi grazie per questo vostro ricordo. Tutto pronto in Molise per le sfilate dedicate al carnevale, carri allegorici pronti a sfilare tra il pomeriggio di domani e domenica mattina sulle strade di Sant'Elia Pianisi, Ripanimosani, Pietra Catella, Carpinone, Campobasso, Cercepiccola, Larino, Trivento e nella vicina Schiavi d'Abruzzo, solo per fare alcuni esempi. Momenti di festa incorniciati dalle splendide coreografie, luci, suoni, colori e tanto divertimento. Cambiamo ancora argomento, arte e cultura nella serata voluta ed organizzata all'Auditorium Unità d'Italia di Isernia dall'Associazione Libero Pensiero di Sessano del Molise, che ha voluto anche riconoscere l'impegno della stampa locale. Vediamo. Gli attori di Libero Pensiero che tanto successo hanno riscosso all'Auditorium. Nella vita sono Paolo Comegna e nel lavoro teatrale sono Celestino, è uno dei proprietari dei terreni che
sta in lite con l'altro compare praticamente. Nella vita Bucci Domenico e nel teatro il compare Francesco, il compare dell'altro proprietario del terreno. Ma se non ci fosse stato il furto delle pere, voi sareste andati sempre d'accordo? Ma sicuramente sì, quello è proprio stato quello che ha fatto traboccare il vaso, proprio il furto delle pere. Domenico Mangini, presidente di Libero Pensiero, l'associazione culturale che ha organizzato questa magnifica serata all'Auditorium, una serata molto ricca. Certo, una grande soddisfazione perché penso che si siano divertite le persone che sono intervenute, si sono divertiti i partecipanti e poi hanno avuto un significato profondo di coinvolgimento di persone meno fortunate, che era il nostro principale obiettivo. Non c'è stato solo musica? No, ci sono stati tanti artisti, soprattutto Molisani e Isernini, che era importante mettere in evidenza. E poi c'è stata la compagnia teatrale Libero Pensiero al debutto, per cui un significato particolare. Ci sono dei ringraziamenti particolari da fare? Ma io devo ringraziare tutti quelli che in un modo o in un altro ci hanno dato una mano affinché questa manifestazione potesse avere luogo e riuscisse così bene. E poi in particolare dobbiamo ringraziare anche le televisioni, TLT e Teleregione, che ci hanno dato una mano nel propagandare questo evento, e a questo scopo voglio consegnarti pensieri che noi mandiamo a queste emittenti televisive, perché per loro sarà stata una cosa normale che fanno tutti i giorni, ma per noi è stato un bel gesto averle a fianco nell'organizzazione di questo evento. C'è anche un valore particolare perché arrivano tramite la sposa, Lucia, era contesa. Sì, molto contesa, molto contesa. Non si sa come va a finire la storia comunque. Continuo. Non si sa se prende Andrea o Sante, non si sa, vediamo. Ma il cuore batte da una parte precisa. Ma diciamo che in questa recita il cuore batteva per Andrea, poi se ci sarà un continuo è un punto interrogativo. E dopo questo contributo passiamo, come ogni giorno, allo spazio del meteo. Cielo prevalentemente coperto fino a sera sul Molise, le temperature odierne sono comprese tra gli 8 gradi di Campobasso e la massima di 18 a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, poco mosso l'Adriatico centrale. Domattina è previsto un aumento delle coperture nuvolose, valori climatici in flessione. I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali. Scenderanno in pista domani mattina a Campobasso i ballerini di danza sportiva per contendersi il secondo trofeo della Dance Cup Molise. Lo scenario sarà quello del palazzetto dell'Ateneo Molisano e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta la penisola. La manifestazione proseguirà domenica, sempre alle ore 11, con le danze caraibiche. Il San Nicolò nel turno precedente ha impattato 1-1 nel confronto esterno sul campo del Romagna Centro. Domenica i Teramani ospiteranno il Campobasso, rossoblù molisani rinfrancati dagli ultimi positivi risultati. Romagna Centro San Nicolò, 24esima giornata del campionato di Serie D. Attenzione qui a Ferri, che tenerà di rigore. Va col sinistro, palla sul fondo non di molto, prima chance della partita per il Romagna Centro al terzo minuto. Corner battuto da Chiacchierelli, primo tiro dalla bandierina al nono minuto. Palla bassa, pericolosissima! E palla alta di un soffio. C'è adesso Battiloro che serve molto bene, Tola a destra per Magrini, forse un po' arretrato il pallone, cross in mezzo col sinistro, la sponda di Ferri e poi Battiloro non riesce a colpire.
non riesce a colpire Battiloro, intervento provvidenziale un'altra volta di Niillo. Petronio sulla destra per Chiacchierelli, a spate per il cross, eccolo, non è male, la palla finisce direttamente in gol. Incredibile il gol di Chiacchierelli sul cross, sorpreso Migani, e il San Nicolò in vantaggio al settimo della ripresa. Palla che arriva in qualche modo a Ferri. Ferri cerca lo spazio, palla dentro per Gagliardi che controlla, palla per Bedelì ancora di testa, c'è Tola che controlla e calcia! Brenton Tola ha pareggiato in Romagna centro al 18° della ripresa, ancora in gol Brenton Tola. Tola mette in mezzo, Bisegna, si immola Maioli, l'ha salvata lui, secondo me non Migani, che occasione per il San Nicolò, clamorosa. Attenzione poi il pallone in mezzo, colpo di testa e Migani strepitoso su Bisegna, ma c'era fuori gioco, fuori gioco di Bisegna. C'è già dall'altra parte però, bellissima la partita adesso, Delia per Magrini che deve crossare di prima, infatti ecco il cross che non è male, Gagliardi la controlla, poi calcia addosso a De Santis, chiedono ma fallo di mano timidamente dalla panchina e dalla tribuna. De Carolis va col lancio e finisce qui, finisce così, botta e risposta tra Romagna Centro e San Nicolò. Siamo in chiusura, parliamo di pallacanestro. Al termine del girone di andata nel campionato Under 14 regionale guida la classifica la cestistica Campobasso con 14 punti, 2 in meno per l'Accademia Isernia. Young Termoli a 10 punti, chiudono Venafro e Airino Termoli a 2. La seconda fase del campionato Under 14 maschile prevede ulteriori 8 giornate e riprenderà domenica 5 marzo. Era questa la nostra ultima informazione. Grazie per essere rimasti con noi, è tutto.